Ora parlare di Formula 1, questa volta non più del 2012, ma Formula 1 odierna con il nostro giornalista sportivo Antonio Caruccio che ci farà un po' la situazione sul mondo del Circus Iridato e ci darà i dettagli della prima gara che si svolgerà in Austria il 5 luglio. È pronta la Formula 1 a riaccendere i motori, Riccardo? Il 5 luglio ci sarà il Gran Premio di Spielberg sul circuito della Red Bull, proprio il Red Bull Ring, ma nel frattempo proprio il costruttore austriaco ha riacceso i motori per una simpatica operazione commerciale in quello che era un film di preparazione al Gran Premio d'Olanda, sul rinnovato circuito di Zandvoort, un Gran Premio storico. L'ultima vittoria nel mondiale fu nel 1985 di un certo Niki Lauda con la McLaren. Quest'anno ci avrebbe sicuramente provato Verstappen a portare la Red Bull Honda sul gradino più alto del podio. Non sarà così, almeno per il momento, ma dalle immagini che stai facendo passare si può vedere quanto sia stato importante e comunque piacevole vedere le Formula 1 tornare in azione dallo sbarco dal porto di Rotterdam, che ha portato sino al circuito di Zandvoort, passando per il centro della città con le Red Bull di Albon e Verstappen che si hanno lambito le anse e le rive dei canali olandesi. Dunque, così un piccolo antipasto della riaccensione dei motori, un film che è stato articolato su 5 giornate, ma per l'ultima giornata è stato necessario aspettare addirittura 5 settimane proprio per completare i lavori di ricostruzione del circuito di Zandvoort, un'operazione sicuramente molto simpatica e piacevole che in qualche modo dà la possibilità di riaccendere i motori anche nell'animo degli appassionati. Ottimo focus come sempre, Antonio, e che grandi immagini che ha realizzato la Red Bull. Ora